Ci siamo. Ciao ragazzi, come state? So che non siete abituati a vedere dei video seri caricati sul mio canale e so anche che in Italia ci sono canali molto più popolari e competenti del mio che ne hanno già parlato, ma in quanto a creatore di contenuti volevo dare il mio piccolo contributo a questa causa, anche perché secondo me non se ne sta parlando abbastanza. Adesso vi spiego, per quanto io sia bravo a spiegare. L'articolo 13 fa parte di una nuova direttiva dell'Unione Europea sul copyright, in cui scopo è tutelare la creatività. Tuttavia potrebbe avere conseguenze devastanti che cambierebbero radicalmente il quadro di servizi come YouTube, Facebook, eccetera, che ospitano i contenuti dei creatori. E potrebbe finire col danneggiare gli stessi YouTubers e artisti che invece dovrebbero proteggere. In pratica potrebbe costringere le piattaforme come YouTube a essere responsabili dei contenuti che caricano le persone, costringendo di fatto YouTube a negare la possibilità o comunque a rallentare drasticamente il processo di creazione di un video o di un contenuto in generale. Più che altro a noi poveri mortali, alle grandi aziende che ovviamente hanno una disponibilità economica diversa da quella del singolo individuo. Potrebbe mettere a rischio migliaia di posti di lavoro perché YouTube, grazie alla sua grande libertà, ha sempre dato modo a tutti di esprimersi e di appunto costruire il proprio business nel corso del tempo. E questa cosa potrebbe non essere più così. Inoltre gli spettatori corrono il rischio di non poter più accedere ai miliardi di video che vengono caricati su YouTube e che sono carichi anche oggi nella piattaforma. Quindi è una cosa retroattiva che si applica anche a tutti i video presenti in rete da quando è nato YouTube fino a oggi. Non solo su YouTube, ma anche sulle altre piattaforme. Quando si carica una storia, quando si mette una live, quando si fanno le cose. Questo include tutti i video su internet, tutorial, guide, video comici, gattini pucciosi. Gattini pucciosi. I cittadini europei verrebbero esclusi dai più recenti momenti culturali su internet. Meme. Sì, anche quelli. Seriamente, una piattaforma battezzata da un semplice video allo zoo che nel giro di pochi anni ha creato milioni di posti di lavoro, lavori che fino a 15 anni fa neanche esistevano, non può finire così. Ha dato modo a persone provenienti da tutto il mondo di guadagnare attraverso le proprie passioni. E la varietà di contenuti caricati fino ad oggi sulla piattaforma è qualcosa di mostruoso, qualcosa che supera di gran lunga i media tradizionali. Con la differenza che nessuno è obbligato a guardare nessuno e quindi tutti guardano quello che vogliono. E tutto questo è incredibilmente meritocratico. Pieno di bug, ma meritocratico. E quando tra 10 o 20 anni tornerò su YouTube per raccontare ai miei figli e far vedere quello che facevo, mi piacerebbe raccontarlo con gli stessi occhi di adesso, con gli occhi di un ragazzo che sul web ha iniziato per gioco e che a distanza di anni è arrivato a lavorare con realtà infinitamente più grandi di lui. E non voglio che tutto questo sia invece visto come un ricordo lontano, spacciato per leggenda dalle generazioni future. Condividete questo video e diffondetelo il più possibile, oppure non mi importa, fatene un altro, vedete altri video, informatevi qui sotto, vi lascio il link dell'informativa e tutto quello che c'è da sapere per fare al meglio questa tipologia di video. Non importa il numero degli iscritti, le visualizzazioni, non importa niente. L'importante è che tutti sappiano questa cosa. Diamoci da fare per far cambiare questa legge perché è la nostra unica chance per far sentire la nostra voce. E se lo dice l'amministratore delegato di YouTube, fidatevi che è così. Vi invito inoltre a scrivere nei commenti come secondo voi andrebbe cambiata questa legge, soprattutto se studiate legge sicuramente ne sapete molto di più di me. Cerchiamo di tutelare la libertà di espressione, il diritto d'autore, ma soprattutto la creatività, che poi sarebbe la stessa cosa. Save your internet. Calcolate che stiamo facendo un video in mezzo alla strada e qui c'è gente che ci guarda male. Ho stato prima un signore che ci guarda male, molto male. Che è una figata.